Borga dagli splendidi giardini di Villa Moorings. Siamo qua per la prima diretta del Festival Barga Jazz 2019. Sono qua con Alessandro Rizzardi, il direttore artistico del festival. Buonasera. Buonasera. Quindi, benvenuto ai nostri microfoni. E siamo qua, siamo un po' emozionati perché è la prima volta comunque, no, che partecipiamo a questo splendido evento e a questo festival che è molto molto importante. Come i nostri ascoltatori avranno avuto modo di sentire appunto un paio di sere fa, ero in diretta con Simone Venturi, che è qua dietro da qualche parte, eccolo qua. E quindi niente, insomma, abbiamo un po' parlato del festival, di come si svolge e tutto qua. Cosa ci puoi dire, insomma, di questa edizione? Bene, anche per noi è la prima volta che abbiamo così la possibilità di fare una diretta in internet, insomma, siamo contenti di questa iniziativa. E stasera è la prima serata di questo festival che quest'anno inizia l'8 di agosto, appunto stasera, e andrà avanti fino alla fine del mese con tanti concerti, tante iniziative, anche masterclass e seminari e incontri vari, insomma. Stasera abbiamo così l'onore di avere una grande cantante che è Diana Torto, con un trio che si chiama appunto Trio Ammentos, e presentano un progetto molto originale ispirato alle composizioni invece poetiche di Edgar Lee Master. Quindi è una cosa molto interessante e che ci è piaciuto appunto fare per questa apertura, insomma.